Merci d'accueillir l'actrice Swami Rotolo et le réalisateur Jonas Carpignano. C'est Q&A. Je vais poser quelques questions. Après, la parole sera au public. Une question pour Jonas. C'est donc la troisième partie de cette trilogie que tu as composée autour de Gioia Tauro. Je voudrais savoir comment tu as imaginé cette partie par rapport aux autres. Comment on arrive dans la recherche que tu as fait, qu'est-ce que ça représente pour toi de différent par rapport aux deux autres parties de cette trilogie? Questa è la terza parte dei tuoi film su Gioia Tauro. Come hai immaginato questa parte e cosa rappresenta e qual è la differenza con le precedenti? This is your third film, the third part of your trilogy on Gioia Tauro. How did you imagine this third part and what does it represent and how is it different from the rest? Innanzitutto vi voglio ringraziare per essere rimasti qui. Lo so che ci sono tanti film da vedere, quindi grazie. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être ici. C'est un grand plaisir. Thank you all for being here today. Anche grazie a te per averci selezionato. Merci beaucoup à la quinzaine et à Paolo de nous avoir sélectionné. Thank you for selecting our film. Allora, vorrei dire che ho avuto questa idea di fare una trilogia fin dall'inizio, però sarei un bugiardo, perché alla fine, cioè io la prima volta che sono andato giù a Gioia Tauro è per fare una ricerca su tutto un altro film, sulla rivolta di Rosarno, e di conseguenza ho fatto un film che si chiama Mediterranea. Alors d'abord, je voudrais dire que je pourrais dire que l'idée m'est venue de faire une trilogie dès le départ, mais ce serait un mensonge. En fait, j'étais arrivée à Gioia Tauro au départ pour faire des recherches pour un tout autre film, et c'est là qu'est née l'idée des autres films. I could say that I had the idea of a trilogy right from the start, but it would be a lie. I was there first to research for another film, a whole other film, and then the idea for those other films came up. E abbiamo messo talmente tanto tempo a girare Mediterranea che nel frattempo mi sono trasferito in questo posto, Gioia Tauro, che avete visto sullo schermo. E quindi ça a pris très longtemps pour retourner tout ce que je voulais tourner et donc je me suis installé à ce moment-là à Gioia Tauro et donc c'est là que j'ai tourné tout ce que vous voyez là. It took me a long time to shoot what I wanted to shoot there, so I moved to Gioia Tauro and this is all the places that you see in the film. E poi cioè, mi è venuta l'idea di fare questa trilogia dopo un po' di tempo. Cioè, devo dire che dalla prima volta in cui sono andato lì fino adesso sono passati più di 10 anni, quindi sono riuscito veramente ad allegarmi tanto a questo posto dove tuttora vivo. Et donc c'est en tournant là-bas donc j'ai eu cette idée qui est née, mais entre le moment où je suis arrivée et le moment où tous ces films sont nés, il s'est passé plus de 10 ans et j'ai eu le temps de me lier à cet endroit très fortement. So from the start, from the time when I started having the idea, and then this film that you see here, it took about 10 years, I moved down there and it gave me the opportunity to have a link with this community. E poi devo dire che cioè, in questi anni la gente spessissimo mi chiedeva com'era questo lato, no, di Gioia Tauro. Spessissimo mi dicevano come loro vedevano questo mondo qui, no? Quello della sua famiglia nel film. E ho notato negli anni che l'idea della gente non corrispondeva per niente su quello che io ho vissuto in questi 10 anni, quindi per questo motivo mi è venuto l'idea di dire il mio su questo mondo qua. Et en fait, quand j'étais là-bas, les gens me demandaient un petit peu comment était ce monde, cette partie-là de la ville, et ces familles qui vivaient là. Et en fait, moi, ce que je vivais là-bas ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait m'en dire. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de raconter ce que moi, j'avais vu, je voyais là-bas et je vivais là-bas. So people would ask me how life was and how those families were living, and what I saw and what I experienced myself was very different from what people were saying. So that's why I had the idea to tell the story of things that I saw and experienced myself. Sei molto brava a tradurre.
Questo lo devi Grazie dire. Mille. Et justement, tu as passé beaucoup de temps à Gioia Tauro. Je pense qu'il y a des relations que tu as nourries. Si je comprends bien, tu as rencontré Swami il y a très longtemps. Donc, je voulais savoir comment vous avez eu l'idée de travailler ensemble. En tout cas, comment tu l'as identifié comme le personnage principal de ton film. Hai passato molto tempo a Gioia Tauro, quindi come hai avuto l'idea di lavorare con Swami, come si è fatto? You spent a lot of time in Gioia Tauro, you met a lot of people there, so how did you get the idea and how did you start working together? Allora, ci conosciamo da tanto tempo, adesso la vedete così però. Grande, però cioè io quando l'ho conosciuta era così, cioè avevo 9 anni. E stavamo facendo un piccolo casting per una scena di Acciambra, il film precedente. Di Anina. Sì, e la sua zia Nina ha saputo che stavamo facendo questo casting e mi ha portato a Swami. Allora io una settimana prima avevo consegnato il primo trattamento per Chiara. No, diciamo che è stato un po' destino, colpo di fulmine. Cioè avevo... Scusa, devi tradurre. Donc en fait on se connaît depuis extrêmement longtemps, je l'ai vraiment vu grandir Swami quand j'ai connu, elle avait 9 ans, et en fait on a fait un petit casting pour mon film précédent à Chambra, donc je l'ai rencontré à ce moment-là et j'étais déjà en train de préparer un traitement pour Akihara, pour ce film-ci à ce moment-là. I've known Swami for a very long time. When I knew her, she was 9 years old. We had this small audition for a small part in my previous film, Acciambra. So I met her there. And at the time, I was already preparing a treatment for this film, Akihara. Diciamo che lei è arrivata, com'è, strapiena di energia, molto affascinante, cioè molto sociale. Poi avevo capito quindi da subito che conosceva molto bene la sua famiglia, i suoi cugini, la sua Nina, la sua zia Nina, che si chiama, quella che vedete nel film. E ho deciso lì per lì che sarebbe stato lei, cioè per me non c'erano più dubbi. Ho detto guarda, allora si fa Chiara di sicuro e sarà lei. Diciamo la cosa più difficile è stato non dirlo a lei per 6 anni, 8 anni. Perché io l'ho saputo dopo, molto molto dopo. E non lo volevo fare all'inizio. Non volevo, proprio. Traduzione. Ho detto no. Et alors en fait, quand elle est arrivée pour le casting, j'ai trouvé tout de suite fascinante, elle était extrêmement sociable, et en plus voilà, avec la familiarité qu'il y avait avec ses cousins, sa famille que je connaissais, et je me suis dit tout de suite que ça devait être elle. Le truc le plus difficile finalement, ça a été que je ne pouvais pas lui dire pendant 6 ans, je ne lui ai pas dit que c'était elle, et en fait au début elle ne voulait même pas faire le rôle. So when she arrived, she was really fascinating and a very social girl. I knew right away that it had to be her, but I couldn't tell her for 6 years. I couldn't tell her that it was going to be her, and at first she didn't even want to do it. Swami, vuoi aggiungere qualcosa? Sono un po' imbarazzata, vabbè. No, quello che appunto vorrei ringraziare Jonas per aver fatto questo per me, cioè sta facendo un sacco di cose e niente, non so Comment tu as travaillé ton personnage, comment ça a été l'interaction, comment il t'a dirigé Jonas? Come hai lavorato con Jonas, come ti ha diretta? Benissimo, ovviamente c'erano momenti in cui era un po' più difficile, però ovviamente mi ha aiutato, essendo un'esperta in questo campo. E niente, abbiamo subito legato. Sì, diciamo che la cosa che ci ha aiutato è che ci conoscevamo prima, quindi non è che è un rapporto solo di regista-attrice. Cioè io l'ho visto crescere questa ragazza, no? Quindi diciamo era molto facile cioè, fare questa cosa perché eravamo cioè, tutta una famiglia sul set fondamentalmente, quindi lei si sentiva molto. C'è un molto legame. Un vero legame, ma non cioè, con tutti noi, con tutta la troupe. Quindi diciamo che era molto più facile fare tutto perché non sembrava che eravamo su un vero set cinematografico. È stato molto divertente comunque, mi ha fatto crescere un sacco questa esperienza. C'è già una ragazza che dice che era divertente, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di bello, no?
Alors oui, il y a eu des moments plus difficiles hein, pour tourner, mais il m'a beaucoup aidé, Jonas, parce que voilà, c'est lui l'expert dans ce domaine. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on se connaissait d'avant. Comme dit Jonas, je l'ai vu grandir, hein, Swami. Donc ça n'était pas vraiment un rapport unique de cinéaste à actrice. C'était vraiment une famille et ça a rendu les choses plus faciles. On ne se sentait pas comme sur un tournage. Et Swami dit que c'était extrêmement amusant. Et Jonas dit que bah, si elle dit qu'elle s'est amusée, une jeune femme de son âge, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. So there were tough times on sets, tougher times, but Jonas helped me a lot because he's the expert in the field. And also what helped a lot was that we knew each other beforehand. So it wasn't a relationship from filmmaker to actress. It was like a big family on set. So it didn't feel like we were on set. And Swami said she had a lot of fun doing this. And so Jonas said that if she had fun at her age, a girl like her saying that she had fun, then I did something right. Il y a des éléments documentaires dans ton film. Il y a une certaine matière documentaire et un élément fictionnel. Est-ce que tu pourrais nous guider un peu entre ces deux éléments-là et nous en dire un peu plus? Can you tell us about the mix between the documentary elements and the fiction elements, how you mix those? Diciamo che ovviamente questa è una partenza su quello che abbiamo fatto prima, no? Diciamo che abbiamo fatto qualcosa di diverso qui, perché qui la famiglia è vera, cioè il legame tra di loro è una cosa che state veramente vedendo, cioè quella festa è una festa che abbiamo fatto veramente, no? E ci siamo divertiti un sacco. E ci siamo divertiti un sacco, cioè era una festa che è durata 3 giorni e devo dire finita, che finita, sì, però ci siamo divertiti prima del lockdown, quindi ci siamo divertiti veramente veramente tanto. E quindi diciamo che questo qui è il lato più tra virgolette documentaristico, no? Qui lasciamo andare le cose. E poi l'idea era di inserire questo elemento dentro una struttura narrativa scritta da me per far vedere altre cose che io ho visto nei anni in cui sono a Gioia Tauro. Oui, et donc évidemment, il y a ce côté très famille, c'est une très belle famille, ce qu'on voit dans la scène de la fête d'ouverture. Ça, c'est, ils se sont beaucoup, beaucoup amusés à tourner ces scènes. Et là, vraiment, moi, j'ai laissé la caméra tourner. Et donc, en plus, c'était avant le confinement, donc il y avait cette légèreté. Et ensuite, j'ai inséré une structure narrative pour montrer ce que moi, j'avais vu de ce milieu-là. So the scenes with the family are really beautiful. It's a beautiful family. So I let the camera roll in a way when there's the party that was before lockdown. And so after that, I added some narrative structure to tell the story that I wanted to tell about this environment. Diciamo che l'obiettivo, la sfida era sempre di trovare qualcosa che veramente è successo nella sua vita, che lei poteva collegare a quello che stava succedendo a Chiara. Quindi in questo modo abbiamo cercato di creare questo legame tra la finzione, tra virgolette, e la sua vita vera. Comunque la storia è, cioè, con la mia famiglia non c'entra niente. Cioè. Oui, le défi en fait, ça a été de relier la vie de cette famille et la vie de cette communauté dans la vraie vie et la vie du personnage de Chiara et ce qu'elle vit. Et évidemment, ce qui se passe, l'élément dramatique dans le film n'a rien à voir avec la vraie vie de famille de Swami et de son père. So the real challenge was to link the real life of this family with the dramatic element that happens in the film, which has nothing to do with their family, of course. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Levez la main, il y a des micros qui circulent dans la salle, il y a une question ici. Prima di tutto complimenti per tutti e tre i film che ho visto tutti e tre qua e sono veramente una grande maturazione dal primo al terzo. Volevo fare una domanda sulla forma dell'inquadratura. Io trovo fantastico da un lato il modo in cui sta attaccato alle persone con la macchina a mano, no? Spesso proprio scava sui personaggi, sul personaggio di Chiara, sulla sorella, no? Gli sta addosso, proprio anche con inquadrature sporche, no? A volte. E altre volte, per esempio, ci pensavo durante, diciamo, l'interrogatorio che Chiara fa al padre, no? Quando gli dice tu ammazzi oppure tu prendi droga, c'è invece una ricerca molto più pittorica, no? Cioè che fa venire in mente alcuni riferimenti pittorici, cioè volevo allora chiederle che tipo di lavoro fa quando pensa alla forma dell'inquadratura.
Alors bravo pour vos trois films avant tout, et je voulais vous interroger sur le format, le cadrage que vous choisissez dans le film. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule, on est vraiment sur les personnages, vraiment avec eux, et même quelquefois avec un rendu un peu brut. Et au contraire, quand Chiara interroge son père, on a quelque chose, une composition un petit peu plus picturale, donc on voulait vous interroger sur ces choix. Allora, grazie per la domanda. Devo dire che di base, diciamo, la filosofia per la macchina è uguale in tutti e tre i film, nel senso che c'è, come punto di partenza per me la macchina deve in modo o in altro rispecchiare quello che sente il personaggio in quel momento. Quindi quando vediamo questi cosiddetti inquadrature più sporche è perché lei sta in un momento caotico, per esempio, no? Sul letto con la sua sorella, per esempio, o magari in mezzo alla tempesta che è quella festa. Invece quando lei è un po' più stoica, un po' più riservata, cioè la macchina prende un altro linguaggio, in un modo o in un altro, no? Che sempre sta lì per far capire al pubblico o per rispecchiare quello che sente lei in quel momento specifico della storia. E diciamo che questa è una cosa che abbiamo fatto un po' in tutti e tre i film, no? Cioè il caos di Chiara parte dal caos di quel mondo, il fatto che Pio non sa veramente distinguere destra da sinistra, perché in quel mondo è un po' così, no? La stessa cosa con Aiva. Mediterraneo, no? Cioè all'inizio molto frammentato perché la sua percezione della realtà è molto frammentata perché lui non conosce bene Rosarno, no? E sta cercando di trovare la sua bussola in questo mondo. Quindi questa è l'idea, no? di sempre rispecchiare e dare più informazione sullo stato mentale e emotivo del personaggio. Alors, pour moi, la caméra doit refléter le ressenti du personnage. Et donc, effectivement, quand il y a un rendu plus brut, ça veut dire que le personnage est dans un état plus troublé, plus perturbé. Et à l'inverse, quand elle est plus stoïque et réservée, ma caméra, pour moi, doit employer un autre langage. C'est ce que j'ai fait dans mes trois films, et même à Chambra, quand le personnage de Pio, effectivement, il est entre plusieurs feux, il ne sait pas quoi faire, et donc il a une perception assez fragmentée de la réalité. Donc ça pour moi, c'était ça. Ça doit donner plus d'informations sur l'état d'âme, l'état émotionnel du personnage. So the question about question was about the use of a camera and framing. And so the camera has to reflect, in my opinion, how the character feels. And when it's more raw, it tells you that the character is more troubled inside, more confused sometimes. And when the character is more stoic or reserved, there's another language with the camera that reflects that. That's what I've done in my three films. This perception of reality through the character's eye, and it gives us more information on what they're feeling. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Se lever la main. Il y en a une là. Et à l'italien ou en français? Français, c'est mieux. Je vais faire voilà. Qu'est-ce que pense le réalisateur de lui-même travail pour le, parce qu'il a un regard antérieur et extérieur, un regard antérieur et extérieur à la Calabrie, à la Calabria, parce que la question, le débat, c'est si quelqu'un qui fait le film dans la Calabrie, sur la Calabrie, c'est obligé ou pas obligé à parler de 'Ndrangheta, non, de mafia, de 'Ndrangheta, de drogue, etc. Parce que quelques mois avant, le président de la région Calabrie a parlé de leur rénovation, de leur relancer la commission du film, la Film Commission, et il a dit nous n'acceptons pas plus qu'ils qui viennent ici à parler seulement de 'Ndrangheta, etc. Non? Et la force de Jonas, c'est d'être beaucoup antérieur, d'avoir un regard beaucoup antérieur et qui légitime de parler de la Calabrie, parler ou ne parler pas de la 'Ndrangheta. Et aussi, il y a un regard extérieur d'un vrai cinéma intercontinental. C'est le bon le français, j'ai compris. Oui, c'est compréhensible. Come regista hai uno sguardo
interiore e anche esteriore sulla Calabria. È difficile non parlare dell'Ndrangheta quando fai un film sulla Calabria, però il presidente della commissione della regione di Calabria ha parlato di rilanciare la commissione del film e ha detto che non bisognava parlare sempre della Ndrangheta in film che si fanno, però tu hai uno sguardo legittimo su questo, con l'interiore e l'esteriore di questa realtà. Oh, you've got, yeah, sorry. So as a director and someone, as an outsider but also an insider, you've got this double look on the mafia and the 'Ndrangheta there in Calabria. So it makes you more maybe legitimate to have this double outlook on things. Allora, io, cioè, come di base, fondamentalmente io sono d'accordo con chi ha detto questa cosa, che non ne possiamo più di storie di 'Ndrangheta della Calabria. Cioè, fondamentalmente anche io sono d'accordo su questa cosa, e devo dire che invece di ignorare queste storie volevo fondamentalmente metterlo in un'altra chiave, okay? Perché secondo me l'impulso, cioè la cosa che ci fa dire che siamo un po' che siamo stanchi di questi film, è perché vediamo sempre le stesse cose e che queste cose non hanno niente a che fare con la realtà che noi viviamo lì. Quindi la mia idea non era semplicemente di ignorare, non fare l'ennesimo film che parlava di latitanti, ma di fare un'altra chiave, uno che secondo me è un po' più allineato con la realtà che noi viviamo, vediamo giù a Gioia Tauro. Perché comunque io, cioè, non è, questa storia non riguarda la mia famiglia, ma conosco tante persone che l'hanno vissuta, e quindi appunto c'è, cioè, la realtà che viviamo lì. Oui, je suis complètement d'accord pour dire qu'on n'en peut plus, en fait, de ces histoires de 'Ndrangheta, et quand on fait des films sur cette région, on ne parle que de ça. Mais cela dit, ça n'est pas une réalité qu'il faut ignorer. Simplement, ce que j'ai voulu faire en racontant cette histoire, c'est donner une autre clé pour voir cette réalité. C'est vrai qu'on en a assez de voir toujours les mêmes choses. Et en fait, ces mêmes choses que l'on voit dans les films ne représentent pas la réalité. Et aujourd'hui, avec ce film, j'ai voulu faire quelque chose qui est plus aligné avec la réalité que nous connaissons. Et Swami ajoute que ça ne regarde pas spécifiquement sa famille à elle, mais qu'elle connaît énormément de gens qui sont dans ce cas, dans sa région. So yes, I totally agree that we're really tired of all these stories that are always telling the same thing, which are not actually reality, which is not the true story of what we experience there, what we are living. So what I wanted to do was give another key into this reality. And Swami added that it's not her family is not concerned by this issue, but she knows a lot of people who are around her. Perché per noi, cioè, diciamo che Gioia Tauro non è questo posto, cioè la Calabria non è così arcaica come vediamo spessissimo in questi racconti di 'Ndrangheta e mafia. Cioè, noi non vediamo persone che vanno in giro a sparare sparatorie di qua di là. La gente ci chiede spessissimo: ma com'è stare a Gioia Tauro? Ci sono sparatorie ogni giorno. Non è vero niente, cioè non è vero proprio niente. Oui, en fait, la vision qu'on donne dans les films, souvent de la Calabre, est extrêmement archaïque, et ça n'est absolument pas la vérité, comme si on était un peu arriéré. So the vision that is shown often in films is that Calabria is a region that's really backwards and archaic, which is really not the case. Malheureusement, nous devons quitter la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et merci à Swami, grazie. À Jonas. Grazie a voi. Merci a Anaïs pour la traduction. Merci beaucoup. Grazie, Anissa. Grazie mille.